Allora, quello che vedete è il vasetto praticamente finito della crema Visa alla pappa reale, nutriente antirughe dell'erbolario. Chiaramente ogni tanto vedrete dei video recensioni di prodotti finiti. Questa, la scelta è dovuta al fatto che a volte è pressoché impossibile fare la recensione su prodotti se non si è davvero usato. Se non si è davvero usata una quantità di prodotto sufficiente per poterne parlare chiaramente. Quindi quando vedete un prodotto totalmente finito, spesso è per questo, perché richiedeva davvero finire il prodotto per vedere se c'era qualche cosa che andava, non andava, qualche miglioramento, no? In particolare questa crema viso la comprai che viene definita come nutriente antirughe, la comprai perché praticamente mi venne detto che nonostante fosse una crema estremamente ricca e quindi magari lì per lì non adatta a persone che hanno la pelle mista, siccome contiene praticamente dei trigliceridi sebosimili, fosse in realtà adatta perché è un po' secondo il principio del, prendetela così tra virgolette, del simile che cura il simile, ovvero usando un prodotto a base di questi trigliceridi sebosimili andavo in qualche modo a contrastare la produzione sebacea del mio viso. Considerata che questa è un po' come leggerete anche dalla confezione, a livello di sostanze funzionali ha la pappa reale, la sospensione glicerica che non so assolutamente cosa sia, questa caratteristica dei trigliceridi sebosimili, la cera vergine d'api, l'olio di germe di grano e il gamma oryzanolo. E quindi la caratteristica per la quale mi venne suggerita era proprio questa, dei trigliceridi sebosimili, unita al fatto che avendo la cera d'api e la pappa reale, in qualche modo potesse essermi utile anche a livello di attenuazione dei rossori dovuti alla cuperosa e comunque alla pelle sensibile. Ora, che dirvi? Chiaramente io non ho fatto un uso esclusivamente notturno perché effettivamente di giorno sulla mia pelle non si prestava assolutamente, continuavo a sentire la crema sul viso e quindi come base trucco non si sarebbe proprio assolutamente prestata. Invece con l'applicazione notturna devo dire che non mi ci sono trovata male, ma in realtà questo effetto che mi era stato per il quale mi era stato suggerito il prodotto, io non l'ho notato. Prendevo piccolissime quantità di prodotto, davvero piccolissime quantità di prodotto, perché bastavano a coprire tutta la superficie del viso. E andando avanti, a un certo punto mi ero stufata perché non vedevo miglioramenti, comunque dovevo andare a dormire con sta pelle che mi sembrava, passatemi il termine, quasi unta. In realtà non era unta, però sentivo che la mia pelle non riusciva ad assorbirla totalmente e quindi poi l'ho praticamente passata a un mio amico che invece ha la pelle secca, e quindi ho detto to, usala tu, cioè piuttosto che buttarla, e su di lui invece, per esempio, l'effetto che lasciava sulla mia superficie della pelle dopo l'applicazione a lui non la lasciava. Questo a dire che effettivamente quando la pelle ha bisogno beve e si prende tutto quello che gli serve, quando una pelle non ha bisogno c'è una parte della sostanza che non la prende neanche. E quindi che fare? Se suggerirla o no? Diciamo che io la suggerisco in funzione di quelli che sono i bisogni della vostra pelle, perché vi ripeto, su di lui si assorbiva immediatamente e lui ci si è trovato bene al punto che poi nel tempo l'ha anche riconfermata questa crema, avendo lui pelle secca. Invece nel mio caso, che ho la pelle mista, nonostante la usassi solo di notte, assolutamente non ho più preso in considerazione l'idea di ricomprarla.